one that's rapping. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was. E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Free Time Joe. Oggi sono qui per il video commento sulla penultima partita di campionato delle Aquile, che è stata Spezia Pisa, finita 0-0, giocata sabato 13 al pomeriggio alle 3. Allora, un altro 0-0, 3 0-0 consecutivi. La noia inevitabilmente ormai sta giungendo e peccato, perché una vittoria ci serviva e adesso tutte le speranze per i playoff sono ridotte all'ultima partita, che si giocherà giovedì 18 a Vicenza alla sera alle 8:30. Tutte le speranze nostre per i playoff sono ridotte lì, e lì veramente servirà una vittoria. Non è che si può andare a pareggiare di nuovo, perché, cioè, pensiamoci un momento, se pareggiamo anche contro il Vicenza, che è già retrocesso, così come già retrocesso era il Pisa, veramente non meritiamo i playoff, perché se non tiri fuori il carattere, dai. Io sono per la filosofia di giocare ogni singola competizione disinteressandomi onestamente della figura che faccio, nel senso, io sono lo Spezia, ok? Vado per sbaglio in Serie A, come ha fatto il Pescara o il Crotone. Non mi importa come me la gioco, se faccio brutte figure, se non vinco anche mai. Intanto ci sarò stato. E per i playoff è la stessa cosa. Intanto andiamo, poi vediamo quello che facciamo. Però onestamente, se non riusciamo a battere in due occasioni diverse, una squadra che è già retrocessa, prima Pisa, poi Vicenza, cavolo, allora vuol dire che non riusciamo, proprio un deficit nel tirar fuori il carattere. Allora, parlando della partita, direi che la nostra vera prima occasione, tralasciando vari tiri che sono usciti di molto brutti tiri, e ci sono stati tiri molto imprecisi, noi siamo stati molto imprecisi. Beh, la nostra prima vera occasione arriva al 23esimo, quando viene servito Giannetti, che è stato schierato titolare nell'occasione della partita di Spezia Pisa, e riesce anche a saltare il portiere, che non era Huicani ma era Cardelli. Salta il portiere, però arriva a una posizione defilata, quindi la porta ce l'aveva praticamente lateralmente, e non riesce a segnare calciando. Poi la successiva buona occasione che abbiamo arriva solo al 43esimo, quando c'è un cross bellissimo di Mastinu, che ha giocato bene per tutta la partita. Il nostro numero 26 è stato bravissimo. Un cross per la testa di Giannetti, che incorna, ma Cardelli para e quindi il gol non arriva. Io ho notato già lì, subito, sul momento, che avrebbe potuto fare meglio, perché ha colpito la palla, ma l'ha veramente mandata, cioè, sulle mani al portiere pisano, troppo centrale. Il primo tempo finisce così, e quello che penso io in quel momento è che siamo stati abbastanza imprecisi per tutta la prima frazione di gioco, e ci vuole quel qualcosa in più che ti fa arrivare a trovare il gol. E sicuramente di mezzo c'è anche la concretezza. Nel secondo tempo non è che ci sono poi grandi occasioni in più rispetto al primo, cioè alla fine il ritmo è rimasto quello, soltanto che il Pisa ha veramente avuto il match point e l'ha sprecato. C'è stato un errore praticamente per noi verso la linea di centrocampo, un passaggio all'indietro errato, un liscio del nostro difensore, l'attaccante pisano che si è trovato a tu per tu con Cicci Zola, dopo aver avuto tutto lo spazio del mondo per avanzare. Per nostra fortuna ha aperto troppo il sinistro, l'ha angolato troppo e è finita fuori la palla vicino al secondo palo. Come hanno avuto il match point i pisani, l'abbiamo avuto anche noi al minuto 93. È successa una cosa che, da che seguo lo Spezia, non è molto, però comunque non l'ho vista mai accadere. Ci danno un rigore lì nel recupero del 90esimo,
con cui spezzare l'equilibrio totale col risultato ad occhiale 0-0. Non l'ho mai visto accadere, già di rigori, onestamente parliamone, non è che ne abbiamo avuti moltissimi. Episodi sfortunati purtroppo sono successi, gol che non hanno concesso e che c'erano, e altro ancora. E poi vabbè, anche episodi dubbi, tutti da discutere, però fatto sta che c'è un colpo di testa di Nenè e un fallo di mano in area di rigore chiarissimo. Poco prima ce n'era stato un altro e forse anche lì si poteva sanzionare col calcio di rigore, ma lì non viene dato il calcio di rigore, viene invece dato in questa occasione che è praticamente identica, perché è successa la stessa cosa, un colpo di testa di Nenè. Fallo di mano, forse più netto, più chiaro, più visibile, e allora rigore. Si presenta Pablo Granoce che ha fallito poche volte, però questa volta, quando veramente si poteva fare la storia, purtroppo fallisce. Spara in alto a destra, proprio sulla traversa. Lì si poteva fare la storia, lì mi è andato veramente dalla rabbia proprio il sangue in testa. E una cosa incredibile. Che avremmo potuto fare segnando quel rigore? Probabilmente ci saremmo stati dentro ai playoff matematicamente. Probabilmente proprio c'eravamo se segnavamo lì. La nostra unica fortuna, che noterete che praticamente è quello con cui ho intitolato questo video, è che in quegli stessi istanti che noi abbiamo colpito la traversa, giù a Benevento, hanno segnato i padroni di casa. Il Benevento ha segnato con Ceravolo e ci ha salvato momentaneamente la posizione dentro ai playoff e la possibilità di disputarli. Cioè, finisse adesso, disputiamo i playoff. Ma è stata veramente una cosa per grazia ricevuta, cioè ha segnato Ceravolo al 93esimo e io lo ringrazio. Veramente un grazie al Benevento, un grazie a Ceravolo che ha segnato e che per ora ci salva. Ci salva perché? Perché era Benevento-Frosinone la partita e quindi non si creerà troppo distacco tra il Frosinone e le squadre sotto. E noi, per fortuna, che siamo ancora proprio al distacco limite di 14 punti dalla terza. Adesso cosa bisogna fare? Bisogna vincere a Vicenza. Bisogna vincere. Bisogna farcela per arrivare ai playoff. Proprio è un fatto di orgoglio, di carattere che andrà tirato fuori sul campo e ci vorranno anche un po' di attributi sotto. Speriamo di farcela, non basta neanche la nostra sola vittoria, dovrebbe vincere una delle squadre che è lì in posizione sotto il Frosinone, vale a dire Perugia, Cittadella e Benevento, sì, anche il Benevento. Ecco, una di loro dovrebbe vincere così che noi vinciamo, anche il Frosinone magari vince, ma non si crea troppo distacco. Attualmente è di 8 punti e siamo proprio lì quasi al limite, il distacco tra terza e quarta squadra, Frosinone e quella che attualmente è la quarta in classifica come squadra, cioè il Cittadella. Ecco, Cittadella, Perugia, Benevento, serve una vittoria di una di loro. Serve perché se no noi potremmo anche vincere, però se vince il Frosinone, a seguito del regolamento dei playoff si creerebbe troppo distacco tra il Frosinone stesso che è quarto, anzi terzo scusate, e la quarta. Si supererebbero i 9 punti che sono il distacco limite e così non ci sarebbero i playoff, il Frosinone andrebbe diretto in Serie A. Però dall'altra parte noi dobbiamo vincere perché se no restiamo noi a più di 14 punti dal Frosinone e quindi noi veniamo tagliati fuori dai playoff e ci rimane chi è a massimo 14 punti sotto il Frosinone. Per farla breve, vinciamo a Vicenza, vinciamo questa maledetta partita. Di Carlo conosce anche bene l'ambiente vicentino. Vinciamo perché ci serve, perché sennò l'avventura finisce qua, finisce fuori dai playoff e come forse ho già detto, da una parte andrebbe anche bene dopo 3 anni di playoff.
ci può stare che non li fai, ma sarebbe un risultato mediocre. E questa cosa già l'ho detta. Cerchiamo di vincere, di arrivare ai playoff e poi quelli sono storie a sé, non c'è niente di collegato a essi. Sono proprio tutta una roba nuova. C'è la pressione appunto dei playoff stessi e sul campo spesso si vede. Si vede perché ti stai giocando comunque la categoria massima in Italia e quindi è molto più che il semplice campionato di Serie B, è qualcosa di superiore e tutte le emozioni si sentono. Bene ragazzi, per questo video commento può essere tutto, un saluto al vostro Free Time Joe, ci vediamo al prossimo video di qualunque genere, ciao ragazzi, ciao, andiamo a vincere la Vicenza, dai!